Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli, il primo dopo aver preso moglie morì senza figli. Allora l'ha preso il secondo e poi il terzo, così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque la resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, buona domenica 10 novembre. Una delle ultime domeniche prima dell'Avvento. Quindi iniziamo a riflettere su questo che è la parola del giorno, il Vangelo del giorno, con così, non sinceramente con un dubbio che mi assale e che non saprei spiegarmi e penso che neanche i vari teologi, i vari dottori della Chiesa ci hanno spiegato più di altri, quindi noi abbiamo questa parola che in pratica ci fa capire una cosa. Sadducei o chiunque altro, nessuno aveva prima di Gesù ben impresso che cosa fosse l'aldilà. Che cosa fosse il paradiso, che cosa fosse la vita oltre la morte, che cosa fosse l'inferno, ecco tutte queste cose qui. Infatti, come ben leggiamo, non vi è veramente una capacità di comprendere e noi ci interroghiamo dicendo, ma allora il Signore, in tutti quei secoli, in tutto quell'amore che aveva, da dare a Gerusalemme, che aveva da dare al popolo ebraico di Israele, tutto quell'amore che ha dato attraverso profeti, ecco, come mai non ha detto la cosa più importante? Come mai non ha fissato in loro l'evento più importante, la resurrezione dei morti, la vita eterna, quella vita che viene scandita quando appunto finisce i morti? La vita eterna, quella vita che viene scandita quando appunto finisce quella terrena in cui noi elevati nell'alto davanti all'Altissimo, in quel momento lì siamo giudicati, quel giudizio che comunque ha tre fasi, tre modi di essere vagliato, inferno, purgatorio e appunto paradiso, in cui realmente il purgatorio è quel momento in cui tutti noi dobbiamo perfezionarci. Per essere amici di Dio bisogna essere degni di prendere il suo vestito. Senza il vestito non si riesce ad accedere, perché Dio vuole che alla sua festa siano tutti degni di essere tali. Quindi abbiamo nella nostra vita il dovere, prima di accedere al banco degli imputati, di trovarci quel sarto di Dio che ci riesca realmente a far capire dove realmente noi siamo collocabili. Quindi la venuta di Gesù non è solo per annunziare la salvezza, non è solo per capire che cosa sia la vita di quella che noi viviamo, la vita che noi stiamo svolgendo, ma soprattutto quella futura. Gesù non è venuto a parlarci del presente, non è venuto a ricordarci del passato, ma è venuto ad ammonirci sul futuro. È da lì che tutto nasce. Quel futuro che
Dio ha dato in maniera sibillina, come sibillina poi lo narrerà anche San Paolo. San Paolo dirà appunto le cose che comunque non sono state dette verranno poi comunque ribadite nel regno di Dio, perché comunque la parte migliore ha ancora da venire. Quindi Gesù ci illustra in una certa maniera con le parabole, non con le parole giuste, ma con delle similitudini, e appunto l'Apostolo Paolo ci darà ancora di più il senso delle cose, che il meglio deve ancora venire, quelle cose che noi non abbiamo così manco la capacità di immaginare, quelle ha preparato il Signore per noi. Quindi dobbiamo assolutamente rimanere saldi nella fede del Vangelo, e leggerlo realmente alla luce di quello che sono i santi, alla luce di quello che sono le esperienze vissute dalle persone cui Dio ha voluto donare la parola. Quindi noi, quando ci interroghiamo, ma cosa sarà, ma come sarà, ma se allora noi abbiamo legato una moglie, dobbiamo, ci ritroveremo anche dall'altra parte, se noi abbiamo fatto questo, no, perché poi alla fine la parola, come dice qui, come infatti non posso più morire perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. E qui si rifà un pochettino al Salmo numero 8, credo, no? Lo hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Quindi, come vediamo, la nostra similitudine esiste nei cieli come dovrebbe esistere sulla terra. Quindi noi siamo fondamentalmente angeli, noi siamo esseri angelici, siamo tutti, discendiamo un po' degli angeli, no? Quindi la nostra, la terra nasce sicuramente perché noi abbiamo, tramite il nostro padre che è Adamo, nasciamo dalla terra, nasciamo polvere, ma la nostra concezione spirituale è angelica. Quindi noi dobbiamo sempre riflettere su quella che è la nostra reale condizione, perché essendo tempio di Dio, quindi di conseguenza abbiamo una concezione spirituale altissima e dovuta. Quindi naturalmente dobbiamo rapportarci nelle nostre miserie come uomini che provengono dalla terra, ma la nostra levatura spirituale deve essere sempre e comunque rapportata al fatto di essere tempio di Dio ed essere simile agli angeli. Ed è per questo che la nostra vita deve tendere tutta la santità, senza nessuno sgarro. Certo, combattendo con tutte le logiche umane, perché siamo nel mondo e siamo oppressati da quello che è il principe del mondo. Come dice la scrittura, siamo tutti soggiogati dal demonio. Il demonio ha il potere su tutto e su tutti. Noi possiamo fare solo una lotta di contrasto, ma nella lotta di contrasto possiamo solo avere un'unica via di uscita, che è quella assolutamente di conformarci ai voleri della Madonna, che in 2000 anni si è prodigata per portare la parola. Quindi assolutamente ritrovare lei corredentrice dei peccatori come punto di riferimento al fine di poter essere veramente di Gesù. Senza Maria non riusciamo ad essere realmente di Gesù. Quindi il primo passo è lei, poi tendere sempre allo Spirito, sempre e comunque. Lo spirito di sapienza è quello che poi ha mosso il mondo e muoverà anche noi. Ed è per questo che nella santità, quell'abbandonarsi tutto a Dio, come fece la Vergine, sia anche di monito nostro. Ed è per questo che anche oggi non voglio citare un santo particolare, ma vorrei ribadire quello che vedrete poi nel vario elenco dei santi. Ribadire quel martirio che hanno vissuto questi santi spagnoli, questi consacrati spagnoli che hanno avuto realmente negli anni 30 uno sterminio fuori dal comune. Abbiamo appena così celebrato il comunismo, la fine del comunismo, la fine di un'ideologia, eppure insomma con quell'anarchia che c'è stata negli anni 30.
ha sicuramente impestato in maniera negativa quello che è stato il massacro di queste povere persone. Ecco, non dimentichiamoci mai, mai, mai di quello che è successo, perché appunto il nostro passato vuol dire anche il nostro presente, e il nostro presente sarà il nostro futuro. Quindi onore a questi martiri che hanno veramente combattuto per la fede, hanno anticipato quel paradiso, erano quegli angeli a cui noi dobbiamo tendere. Non saremo chiamati al martirio, ma saremo chiamati sicuramente a dare tutto di noi stessi, fino all'ultimo. Loro hanno dato la vita, noi forse no. Loro hanno dato tutto quello che poteva essere, tutto quel che poteva dare, non solamente gloria a Dio, ma gloria a tutto ciò che è stato il bene della Santa Chiesa. Siamo in un periodo in cui viene vituperato tutto il regno di Dio, eppure abbiamo ancora martiri come loro che ci fanno capire che la vita non conta niente quando siamo davanti a Gesù Cristo. E allora ricordiamoci, sempre e comunque, che per quanto noi siamo polvere e